Michi, Ale, Michi, tutto quello che hai, tutto. Ale, tutto, Michi, tutto è buono, Tutto. Italian cycling is passion and emotion. It is drama and performance. It is theatre. It is authenticity. Impossible to define, but instantly recognizable. Italian cycling is a combination of races, mountains, cities, countryside. It is courageous riders and impassioned fans. A few names stand as the foundation of all of this, the names that support its beating heart. These are the pillars of Italian cycling. È iniziato a piovigginare, non è ancora tanto bagnato, spero che non ci sia il fango che c'era in salita, altrimenti diventa pericoloso. Ok. Bene, ciao a tutti e benvenuti sull'ammiraglia del servizio corse di Vittoria. Oggi piove, siamo a metà del nostro giro, si preannuncia una tappa molto difficile proprio per le condizioni atmosferiche. Speriamo anche oggi che vada tutto bene come è andato finora e chi vivrà vedrà. Ex professionista della mountain bike con il mio amico meccanico dietro. È divertente sapere che in questa macchina ci sono 4 titoli di campione del mondo della mountain bike ed è abbastanza strano sapere che 2 ex campioni del mondo della mountain bike oggi sono al seguito di una gara di ciclismo su strada con i professionisti. E quindi poi sono diventato direttore sportivo usando bici col Nago, quasi sempre usato gomme Vittoria. Posso dire in 26 anni da team manager, almeno 20 anni ho avuto gomme Vittoria, i momenti migliori o meno proprio della mia, però è sempre stata una gomma leader. Sempre. Sì. Per quello che riguarda il materiale che portiamo qui, noi abbiamo portato il Corsa Evo CX, che è una gomma molto performante, una carcassa in cotone, vuol dire con 320 dpi. È una carcassa decisamente elastica e confortevole che offre un determinato ed elevato livello di grip e di comfort a tutti quanti i corridori. Allora, per Raffaele e Mauro, il quinto corridore è coperto da una Vittoria. Oggi abbiamo una discesa particolarmente scivolosa per le condizioni atmosferiche, per la pioggia e perché c'è sulla strada un po' di fango lasciato da una recente alluvione di pochi giorni fa. Sono sicuro comunque che i copertoncini Vittoria si comporteranno come al solito bene, avendo un battistrada appositamente disegnato anche per le condizioni estreme. Allora, un grosso nostro sponsor, diciamo a livello tecnico, si chiama Vittoria. Nel 1990 avevo la squadra giovane, una nuova squadra con, che si chiamava Diana col Nago. Mi ricordo di Davide Bramati alla Parigi-Roubaix. Il primo anno di professionista l'ho portato in Belgio alla Parigi-Roubaix e lui ha finito la Parigi-Roubaix ed era contento come il vincitore, come quello che aveva vinto. Proprio lui è un tipo molto estroverso, molto allegro. Abbiamo fatto 9 anni, io ero il suo direttore, lui ha fatto tutta la sua carriera. Io ho cambiato, lui è rimasto qui step. 100 km sempre la qui step, anche adesso come direttore qui step. We didn't have any punctures, so the tires were very good. And they didn't crash in the descent. And that's also important to have the grip. Mi
niente, siamo alla prima esperienza qui alla Tirreno Adriatico, finora è andato tutto bene. Non nascondo che ero un po' emozionato alle prime tappe, penso di aver imparato molto, ho dei grandissimi compagni di team che mi supportano, che mi aiutano, che mi insegnano ogni giorno cose diverse, esperienza molto positiva. Io faccio tanti anni, da tanti anni questo lavoro e mi piace tantissimo perché oltre ad essere un lavoro è anche una grande passione. Tutte le emozioni che ti possono regalare l'ambiente del mondo corse è indescrivibile, perché non si tratta solo di lavorare ma anche di anche dare anima, soprattutto perché questo lavoro si fanno molte ore. Non ti puoi lamentare perché è sabato, perché è domenica, perché devi fare festa, e lo fai solo se hai una grande passione dentro di te questo lavoro. Posso ricordare nel 1983 Giuseppe Saroni ha vinto la Milano Sanremo con una gomma che la Vittoria aveva costruita apposta. Era una gomma che era meno di 20, era la più piccola. E ecco, posso dire che Saroni ha corso la Milano Sanremo con questa gomma. Era una gomma bellissima, piccolissima. Poi dopo c'è stato dei cambiamenti, però c'era un rapporto diretto con la Vittoria, quindi ci costruiva, ci creava proprio delle gomme per noi, ecco, e quindi questo è stato molto importante, molto, molto buono per la crescita della squadra, dei corridori e delle gomme Vittoria. Insomma. The races and roads, the bicycles and brands that on their surface define Italian cycling are nothing more than evidence of its foundation. Evidence of the true pillars of Italian cycling. The passion and emotion, the dedication and inspiration find their home in the people that define cycling in Italy. The true pillars of Italian cycling.